Milano, capitale internazionale della moda e del design, fa da palcoscenico al debutto di quella che aspira a essere una nuova regina del mercato, soprattutto del segmento B. Eccola alle mie spalle, è la nuova Lancia Y. Questa è l'edizione limitata Cassino, ovvero 1906 esemplari certificati e numerati, realizzati proprio in collaborazione con la nota casa italiana dell'arredamento di lusso. Nasce sulla piattaforma elettrica ECMP di Stellantis e punta forte su un look esclusivo, su interni da piccola ammiraglia, oltre che naturalmente sulla tecnologia 100% elettrica. Oggi la vediamo da vicino, la tocchiamo con mano e come non iniziare proprio dal suo stile, guardate com'è originale, molto particolare e dove si riconoscono degli elementi moderni ma soprattutto legati anche all'heritage, a quello che è il trascorso di Lancia. Un design contemporaneo quasi futurista ma chiaramente ispirato al concept pura HPE, che però rimanda anche a modelli iconici della casa italiana. Lo vedete, il frontale è largo, lineare, quasi muscoloso e la barra a LED cost to cost, praticamente quasi tutta la larghezza del frontale, sembra sostenere il nuovo brand Lancia, scritto per esteso, molto grande, quasi a sottolineare il nuovo corso stilistico. La pulizia delle linee è un tema sottolineato dalla fiancata liscia e rimanda a modelli storici come l'Aurelia e la Flaminia, ma dietro la coda è ben più movimentata. C'è uno spoiler in alto, i fari tondi a LED con la Y orizzontale sembrano sbucare dei fianchi e paiono una rilettura moderna di quelli della mitica Stratos d'Arelli. Collaborazione con il brand di lusso dell'arredamento italiano si completa con questa bella colorazione blu zaffiro, ripresa anche per gli interni, dopo li vedremo, ed è dedicata proprio per questa versione speciale. Insomma, se lo stile è uno dei punti su cui fa forza Lancia, beh, secondo me l'obiettivo è centrato. La partnership con Cassina è molto evidente anche in abitacolo, dove ci sono tanti dettagli esclusivi ispirati all'interior design di lusso e artigianale. Parto dallo spazio che in quasi 4,10 m di lunghezza, siamo esattamente a 4,08 m, sembra adatto per 4 persone sia davanti sia dietro. Al centro c'è l'ormai famoso tavolino, una primizia, un vero e proprio ripiano finemente lavorato qui, addirittura con il cuoio e le cuciture a vista, che serve anche da ricarica wireless per lo smartphone. Ma non mancano Apple CarPlay, Android Auto wireless e le prese di ricarica USB-C. Mi piace la capacità di abbinare il classico con l'high-tech. Troviamo sedili, quelli anteriori anche elettrici, riscaldabili e con funzione massaggio, rivestiti in elegante velluto e tanti elementi soft touch, molti dei quali in materiale riciclato e riciclabile. La plancia ospita il cruscotto digitale e il display dell'infotainment da 10,25 pollici. Ma sarà la vostra voce la vera protagonista a bordo grazie all'innovativo sistema infotainment Sala, che promette di semplificare l'esperienza di utilizzo della Y. Grazie ai comandi vocali naturali, l'assistente capisce, risponde e aiuta a gestire il clima, la radio e l'illuminazione ambiente per una home experience, ma in automobile, a 360 gradi. L'automotore, il powertrain elettrico, assicura 156 cavalli di potenza massima per una coppia di 260 Nm, naturalmente serviti da una batteria da 51 kWh di capacità. Occorrono 24 minuti per ricaricarla dal 20 all'80%, oppure 10 minuti per recuperare 100 km da una colonnina veloce a corrente continua. Autonomia dichiarata fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP. La stilosissima e tecnologica Lancia Y edizione limitata Cassina arriva con tutti gli ADAS per la guida assistita di livello 2 standard e una piccola chicca. I 1906 esemplari rappresentano un numero particolare, e cioè la data di fondazione della casa torinese. Ordini al via da oggi, 14 febbraio, con un finanziamento che prevede un anticipo di 9.800 euro, rata di 200 euro al mese per 3 anni, con la Easy Wall Box domestica inclusa, e un riscatto finale di 22.854 euro, altrimenti potete restituirla o cambiarla. Ma adesso tocca a voi, mi rivolgo anche e soprattutto all'universo femminile che tanto successo ha regalato negli anni passati alla Y. Cosa ne pensate della nuova elettrica di casa Lancia? Lasciate un commento qui sotto, se vi è piaciuto il video mettete un like, ricordatevi l'iscrizione al canale YouTube Motorbox TV e di attivare la campanellina per tutti gli aggiornamenti. Non scordate i nostri social Facebook, Instagram, X e TikTok, ma soprattutto il nostro sito www.motorbox.com. Ci vediamo al prossimo video, ciao!